Con l'obiettivo di favorire l'integrazione degli stranieri presenti in città, il Comune di Napoli istituisce la Consulta degli Immigrati, uno strumento di partecipazione e coinvolgimento democratico delle comunità di immigrati nella vita cittadina. La consulta avrà dei rappresentanti di ogni comunità presente qui a Napoli, quindi non stiamo parlando dell'accoglienza SPRAR o dell'accoglienza NECAS, ma delle comunità che vivono a Napoli. C'è un regolamento che noi porteremo in consiglio comunale per il suo funzionamento e quindi la partecipazione sarà di rappresentanti delle singole comunità e delle associazioni formalmente istituite. Quindi sarà un organismo vero e proprio che consentirà anche di formulare delle proposte che potranno essere presentate all'amministrazione e quindi alla città. È un valore sociale molto forte, specialmente in questo momento. Qualcuno ci vuole far credere che gli stranieri ci portano via qualcosa. Questo non è assolutamente vero, per cui per noi è molto importante invece riconoscere una presenza, riconoscere un diritto ed una titolarità nel vivere in un territorio per il quale si lavora, per il quale si fanno una serie di cose per contribuire al suo sviluppo. È un atto in cui tutti insieme, tutte le persone della nostra città, stranieri, immigrati, associazioni, terzo settore, istituzioni, stanno insieme per un'integrazione che veda le persone non divise dal colore della pelle o dalla provenienza, ma tutte persone che devono avere gli stessi diritti, ovviamente gli stessi doveri, e devono partecipare alla vita di una comunità che è la nostra città. Quindi un ulteriore strumento che va in controtendenza rispetto a chi non ha il coraggio di riconoscere diritti che sono sanciti nelle costituzioni democratiche di tutto il mondo, oltre che negli atti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.